Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, sono appena tornata dal parrucchiere, non si vede perché io ho i capelli così sfigati che anche quando vado dal parrucchiere non si vede, però ho rifatto la frangetta che io adoro, è uno dei tagli per capelli che amo di più, però questa volta l'ho voluta fare un pochino più lunga per poterla portare già aperta, perché mi piace più quando è già un pochino più lunga che me la gestisco lateralmente, mi piace molto di più. E poi ho voluto, non so se si vede dalle luci, ho voluto fare questo colore rosa gold, molto delicato, anche perché ho delle cosine ufficiali questa settimana e non vorrei aver esagerato. Una pazzia, stamattina mi sono svegliata troppo presto e quindi questo è il risultato. Vabbè, questo è un video acquisti, non lo faccio da un pochino, quindi ho ancora un bel po' di cose. Partiamo subito da prima battuta da Idea Bellezza, che ci sono andata praticamente due volte. Allora, la prima volta c'era in offerta l'acqua alle rose. La prima volta ho comprato la confezione grande di acqua alle rose, io avevo ancora il campioncino, e in come si dice? In offerta gratis sull'acquisto della confezione mi hanno dato una confezione di struccanti, sabbiette struccanti, che già ho utilizzato e mi piacciono molto, quindi ne ho approfittato. Era anche in offerta l'acqua alle rose e costava invece di 4,50 3,25. Beh, è un tonico che amo e adoro da sempre e quindi l'ho acquistato. Quando sono tornata stamattina, ve la racconto ora, ovviamente c'era ancora questa offerta perché è ancora in settimana, e c'era l'offerta se compravi due prodotti, qualsiasi crema, detergente eccetera, davano il profumo all'acqua di rosa in offerta. Purtroppo io, sapete che io odio avere le scorte o comunque i doppioni, quindi non ho preso nulla. Però mi sono un po' pentita perché io adoro il profumo di acqua alle rose, è uno dei miei profumi preferiti di sempre. E stamattina invece, quando sono ritornata da Idea Bellezza, ho preso, allora, della Vintage una crema mani profumata alla pappa reale per pelli sensibili, un contenitore gigantesco da 150 ml. Vabbè, mi stava finendo, era in offerta e ne ho approfittato. E poi della Sally Hansen ho preso il colore nero, lo smalto nero, Perket 460. Io non ho capito se questi colori vanno da soli senza top coat, senza base coat, mi devo informare. E ho voluto prendere anche il top coat della linea. Mi viene il dubbio perché c'è scritto step 1 e step 2, quindi non step 1 base, colore 2 e top 3, quindi secondo me vanno senza. Mi devo informare e poi vi farò sapere. Questi erano in offerta, ognuno l'ho pagato 7,90 se non erro. Sì, 7,90. Già c'è caos. Poi, continuando, questi sono gli acquisti che ho fatto questa mattina perché devo fare diversi giri nel mio vecchio quartiere, ne ho approfittato, ho fatto anche un po' di acquisti per me. Da dove partiamo? Partiamo da Bottega Verde. Serviva lo shampoo e il balsamo alla camomilla. Purtroppo la ragazza in negozio non aveva il balsamo, quindi ho preso soltanto lo shampoo. Questo è lo shampoo alla camomilla addolcente e ravvivante con estratti di fiori di camomilla per capelli biondi o chiari o biondi, senza parabeni, senza coloranti. È la prima volta che utilizzerò lo shampoo alla camomilla della Bottega Verde, non l'ho mai utilizzato. E l'ho pagato in offerta 3,99. Ovviamente mi ha dato qualche campioncino, una crema mani. Il trattamento
ai goji. Questo mi sa che l'ha già utilizzato. Sì, la confezione è un po' diversa, però già l'ho utilizzato e mi piace molto. Eventualmente è lo stesso tipo di prodotto, vi lascio la recensione giù nell'info box. Poi una crema viso SPF 15, rimpolpante, effetto filler, Hyaluron Plus. E una crema corpo al karité. Poi mi sono fermata, tutto 50 centesimi, e per comprare altre cose, e ho visto la lima a 6 facce, dovrebbe essere della seta blu. Io di solito utilizzo, come ben sapete, sono 10 anni ormai, utilizzo 10 anni, secondo me sì, se non 10, 9, quella, questa è a 7 fasi, ok. Comunque stavo dicendo, io utilizzo quella della Essence, che adoro, vi lascio giù nell'info box la recensione e la mia lima preferita. Purtroppo l'ultima volta che sono andata da Scarpe Scarpe, che c'è il come si chiama, lo Stand Essence, me ne sono dimenticata, quindi oggi ero da tutto 50 centesimi, l'ho vista, ho fatto beh, proviamo, speriamo che sia buona come quella di Essence, altrimenti la spaccherò in poco e poi andrò a comprarmi la mia preferita. Sono andata a fare un attimo di spesa al supermercato sotto casa e ho preso anche questa crema fluido corpo della Neo Veda Family, crema fluido corpo ecobiologica, nutriente rinfrescante, all'olio d'argan, estratti di fiori d'arancio, 250 ml, vabbè, proveremo. L'ho pagata 2,99 €, ero indecisa tra questa e la crema bimbi, però aveva una confezione, cioè ero indecisa sulla confezione, perché queste confezioni non mi fanno impazzire, si spreca un sacco di prodotto. L'altra, quella bimbi, era a forma proprio di tubo, quindi avrei potuto tagliarla una volta arrivata a una certa, cioè quando si stava per svuotare. Però alla fine ho fatto boh, proviamo questa qua, costa leggermente di meno, però non so se ho fatto una caizzata, vedremo. Qualche settimana fa, no, la scorsa settimana, sì, sono passata da Pilato, che è un altro tipo acqua e sapone, eccetera, che mi piace leggermente di più rispetto a acqua e sapone. Mi sono resa conto che ci vado molto più spesso rispetto ad acqua e sapone. Comunque ho preso della Nivea, della linea Essentielle, la maschera purificante con argilla bianca e strati di magnolia, 75 ml. È un bel po' che non ho una maschera. Queste sono quelle che agiscono in un minuto, si chiama Urban Detox Mask, sempre comoda, pagata 4,50 €. Un'altra confezione di salviette struccanti piccoline da viaggio, io viaggio molto spesso per puro divertimento e pura curiosità, purtroppo non viaggio per lavoro, direi, perché sarebbe veramente bello viaggiare per lavoro comunque. E ho preso queste della Fresh and Clean, che avevo già utilizzato, mi sono piaciute molto. Queste le ho pagate 99 centesimi, giù nell'info box vi lascio comunque la recensione. E poi ho voluto provare del Garnier Bio, il nuovo contorno occhi anti-età alla lavanda rigenerante. Io ho l'essenziale di lavanda biologica, vitamina E. Ho già utilizzato di questa linea il tonico, però era il timo, mi è piaciuto tantissimo, giù nell'info box vi lascio comunque la recensione di quel prodotto. E quando vi mostrai quel prodotto vi dissi che non avevo trovato, io andavo alla ricerca di un contorno occhi e non l'avevo trovato di quella linea, probabilmente da questo sapore non c'era, perché poi da Pilato l'ho trovata. Tra le cose che ho preso online, ho preso un sacco di bijou eccetera. Questi sono un paio di orecchini molto carini, ora li apro e ve li faccio vedere, di questi prodotti che ho acquistato online, giù nell'info box vi lascio comunque il link, perché li ho presi tutti da Amazon. Allora, sono un paio di orecchini particolari, c'erano in color argento, color oro e rose gold. Non ho quasi nulla di rose gold,
sì, mi sembra che non ho proprio nulla, quindi ho deciso di prenderli rose gold. Allora, l'orecchino si presenta così, sono stelline con questa cascata di stelline, molto carino. L'orecchino in sé è fatto così, si divide in due pezzi. Questa prima parte, mi sto perdendo. Allora, questa prima parte che va avanti al lobo ha un'asta dietro molto lunga e la seconda parte che va agganciata dietro. Ora con un altro orecchino, quindi si vede l'orecchino qui sul lobo e da dietro la cascata di stelline. È molto 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 carino. Comunque giù nell'info box vi lascio il link. Io volevo far notare soltanto il gancetto qua di questa parte che va dietro. Ci sono diverse possibilità di inserire il pirilicchiolo, così uno può regolare, se per esempio lo vuole mettere un po' più dietro per far scendere bene la cascata, oppure ha il lobo leggermente più lungo o leggermente più corto, si può gestire comunque le distanze. Mi è piaciuto tantissimo. L'avevo visto la prima volta su Groupon, avevo anche provato ad acquistarli. Purtroppo l'ordine non è andato a buon fine, quindi mi hanno dato un rimborso e mi erano rimasti qua, sinceramente, che mi sono piaciuti da subito. Sempre su Amazon ho preso questo set di due cerchietti con, diciamo, tipo dea romana con i fiori, con le foglie di alloro. Sì, ovviamente cinesi. Ho preso questa perché era quello che costava tra virgolette di meno, però quando mi sono arrivate li ho provate, ora non li vorrei mettere. Beh, no, strappano un po' i capelli, quindi dovrei capire qua dietro se ad esempio mettere un po' di smalto trasparente per andare a limare e chiudere un pochettino così non tirano. Però sono troppo carini. Sono bellissimi. C'erano diversi modelli. Questo era tra virgolette quello un pochino più sobri. Ce n'era uno che faceva tipo una specie di coroncina. Quello mi sarebbe piaciuto, però poi l'avrei messo molto di meno rispetto a una cosa del genere. Perché una cosa del genere anche il sabato sera, una serata. Ma io lo vedo anche di giorno, non dico al lavoro, però di giorno anche li vedo, mi piacciono. E quindi ho preferito prendere questi qua un pochino più sobri. Poi sul sito Zalando, quando ho acquistato delle scarpe, ho preso anche, perché da poco Zalando ha messo anche la sezione beauty, ho preso questo primer per sopracciglia della, non so come si pronuncia questo. Treina? Tremia? Non so come si pronunci. E beh, è un semplice primer per le ciglia da mettere sotto al mascara per volumizzare. Non ricordo cosa c'è qua dentro. Ah, sì, ora mi ricordo. Sempre su Amazon ho preso questo braccialetto con questa bella maglia grossa con questo finale qui. E anche dall'altro lato e con questo ciondolo a forma di pallavolo, dal pallone di pallavolo, anche la chiusura qua molto grossa, molto carina. Mi era venuto lo sfizio quando è stato? Quando ho fatto questo ordine? Metà settembre? No, non mi ricordo, metà settembre, fine settembre. Comunque vedrete, ho preso diverse cose con questo simbolo e anche con un altro simbolo molto importante. Sapete che io ho un amore sfegatato per questo sport, lo pratico da tanti anni. Poi, continuando, un altro ciondolo con l'anina che ho preso su Amazon di recente. Questo è l'altro simbolo in cui mi sono fissata nell'ultimo periodo ed è lo yin e lo yang. Mi sono presa ho quasi creato una parure. Mi mancano, se non sbaglio, sono in consegna a metà di questo mese. Mi sembra il braccialetto, vabbè, qualcosa, perché ho preso tutto. Anche di questo giù nell'info box vi lascio il link. Ho preso questo perché c'aveva pure la collanina.
dolcio. Poi, proseguendo, ecco un altro della parure dello yin e lo yang. Questa però è un po' tamarra. È un anello grosso e dentro c'è l'orologetto. È carinissimo, mi fa morire. Funzionante. Poi io adoro gli anelli grossi, ma questo è troppo carino. E anche di questo ovviamente giù nell'info box vi lascio il link. Mia zia le aveva ordinato un fondotinta che è arrivato e sto utilizzando. Probabilmente si sarà confusa, me ne ha ordinato un altro. Questo però ha una colorazione diversa. Questo è Light Albory. L'altro non mi ricordo che colorazione è. Comunque sto testando quello, lo finirò e poi avrò già la scorta. Questa è della Flormar, della linea HD Invisible Coverage Foundation SPF 30, che mi piace tantissimo. Sto mettendo tutte le cose sul letto che sono qui di fronte a me. E Amelie ora si è incuriosita ed è saltata sul letto per vedere che cosa stavo combinando. Poi, della stessa crema corpo che ho preso al supermercato sotto casa, me ne ero dimenticata, avevo preso il detergente intimo, meno male che non ho comprato il doppione. È sempre un ecobiologico rinfrescante all'olio di argan estratto di fiori d'arancia, 250 ml, serve sempre. Ultimo pezzo prima dei pezzi forti, ancora un bijou con uno dei simboli che mi sono fissata in questo periodo, sono gli orecchini a bottoncino dello yin e dello yang. Mi sono proprio fissata, non so perché questa fissa. E anche di questo ovviamente vi lascio giù nell'info box il link ad Amazon. Come vi stavo dicendo, ho fatto un ordine su Zalando e ho preso due paia di scarpe. Queste di Marco Tozzi, che avevo già comprato un paio l'anno scorso, o due paia, non mi ricordo, sicuro uno, però mi sa che ne ho anche un altro paio. Vabbè, comunque ho preso queste e un altro paio. Queste non c'è scritto la marca, non me la ricordo. Inizierei da queste di, visto che ce l'ho già qua, di Mario Tozzi. Sono bellissime. Quest'anno mi sono resa conto di stare invecchiando. Non so se vi ricordate i miei video di scarpe, i miei 10, 11, 12, 13, 14 cm con zeppa. Quest'anno, sì e no, sono 8. Ho preso questa bella scarpa fucsia, sandalo fucsia, con tutto questo intreccio e dietro con la zip. Mi piace tantissimo. L'ho presa agli ultimi saldi, non so neanche se c'è ancora la sezione estiva su Zalando. In ogni caso, se trovo il link ve lo lascio giù nell'info box. Mi piace tanto tanto, veramente molto molto carina. Però non si parla più di 14 cm belli di una volta. Una volta come... mi sa che ce l'ho ancora, sono verdi ribata, 14 cm e mezzo. Quando li metto un attimo di vertigini. Vi faccio vedere anche l'altra e poi vi mostro le immagini indossate al piede. L'altra, vediamo se c'è, non c'è la marca, no, queste scatole qua le marche non ci sono mai. Questa pure è molto carina, è molto anni 70. E questa scarpa arancione, bella arancione, con questo tacco gigante, enorme, è della Kiomi, con una zeppa, tutto intrecciato davanti, con il doppio nastro, uno un po' più su, un altro un po' più giù. Bellissime anche queste. Le scarpe arancioni che avevo fino all'anno scorso erano 13 cm. C'è qualcosa che non quadra in Danimarca. Ora ve le faccio vedere. Non badate che ho arrotolato il pantalone bianco giusto per far vedere la scarpa. Questa è quella rosa fucsia, molto molto comoda.
molto comoda. Non sono abituata a camminare con delle scarpe così basse. Una cosa però, i nastrini sono tutto l'intreccio, un pochino largo, quindi il mio piede tende a scivolare un po' in avanti. E queste sono quelle arancioni. Queste mi piacciono tantissimo perché hanno questo aspetto un po' retro, anni 70. La cosa che adoro di più è il doppio cinturino, come avvolge la caviglia, mi piace veramente tantissimo, anche lateralmente sono molto belle. Questo tacco grosso mi sta piacendo veramente tanto. Probabilmente quest'inverno stavo pensando di prendermene anche un paio, tipo degli stivaletti o qualcosa del genere, che ricordassero un po' questa forma con questo tacco. Ok, spero che i miei acquisti ti siano piaciuti, mi raccomando, se ti sono piaciuti ti invito a mettermi un pollice su, in su di supporto. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, giù nell'info box c'è il link ovviamente per l'iscrizione e anche qui nell'ultima schermata. Io nel frattempo ti ringrazio per avermi aperta, ti aspetto nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!